Io nelle scorse settimane ho fatto dei post, delle storie chiedendo se avessero delle domande, visto che le fanno sempre, no? Le raccoglievamo tutte. E visto che i video davanti alla telecamera statica così hanno un po' rotto le palle, perché non rispondiamo alle domande in momenti casuali della giornata, mi sono detto. Allora, forse Luna Colombo non lo sa, ma io non lo sai. Boh, non so cosa. Io nelle scorse settimane ho fatto dei post, delle storie chiedendo se avessero delle domande, visto che le fanno sempre, no? Le raccoglievamo tutte. E visto che i video davanti alla telecamera statica così hanno un po' rotto le palle, perché non rispondiamo alle domande in momenti casuali della giornata, mi sono detto, tipo in spiaggia. O tipo mentre stai cucinando, o tipo mentre siamo a cena fuori, cioè, così è più interattivo, capito? Si vedono anche più cose, potrebbe essere una svolta in questo format. Ok, quindi ti leggo la prima o lo facciamo dopo in un momento a caso, tipo sulla ciambella dentro al mare? Leggimene uno adesso. Ok. You get the idea. Guarda questa modalità cinema che fa anche lo sfocato dietro. Wow. Pazzesco. Ok, ho mandato le domande a Luna, ne scelta una. Sì. Vai. Non è vero, non l'ha scelta. Adesso passeremo 40 secondi così a guardare il monitor. Allora, non lo so, ce ne sono un Ne è sacco. scelta una, sì. Non era vero. Questo dimostra che le donne mentono. Vabbè, una a caso. Ciao, come fate ad avere nei video voci interfono così precisa e pulita? Ci abbiamo fatto un video su questa cosa in realtà, che tu non hai visto, immagino. Certo, io rivedo sempre i video. Che video è? Quello dell'attrezzatura? No, vedi? Ho fatto un video dove faccio vedere esattamente cosa c'è dentro al casco e come si monta. Vabbè, è uguale. Non è quello. Tu intendevi un altro video. È uguale, sempre Comunque, l'attrezzatura è. c'è un video su YouTube. Cioè, stare qua a spiegarlo così ha poco senso. C'è un video su YouTube che linkeremo nei commenti a questo video qua, dove faccio vedere esattamente come si monta tutto dentro al casco. Comunque l'audio lo prende un microfono che è collegato alla Sony, mentre l'interfono non c'entra niente, solo per sentire, cioè per sentirci tra di noi. Quindi in realtà nel casco ci sono due microfoni. Però appunto in quel video si vede tutto. Beh, scelto proprio una domanda. Basta. Le prossime momenti a caso nella giornata. The next day. Allora, Luna, che domande hai scelto per questa location? Allora, ho scelto una domanda abbastanza lunga, diciamo, di Dario, che dice: Ciao ragazzi, vi seguo da pochissimo, ho una curiosità di cui avete già parlato sicuramente in passato, ma non trovo info. Come fate a far quadrare il lavoro e i viaggi? Di cosa vi occupate per potervi permettere il tempo libero per viaggiare in moto? Dice che è un motociclista come noi, ma purtroppo da weekend causa mancanza di tempo. E allora, Luna è una ricca ereditiera, quindi non fa niente tutto il giorno perché ha ereditato la fortuna di famiglia, famiglia che gestisce catene alberghiere come gli Hilton. Non è E vero. infatti anche loro sono tre sorelle. E nulla, lavoriamo in ufficio tutte e due in realtà. E Io nella parte acquisti, non nella parte amministrazione. come facciamo a far quadrare le cose? Semplicemente giriamo nel weekend e poi magari facciamo 8 ore di girato e vengono fuori 10 video. Sembra che siamo sempre in giro a non far niente, ma in realtà poi dal lunedì al venerdì facciamo la classica vita che fa chiunque di merda. Quindi ci svegliamo presto, andiamo in ufficio, lavoriamo tutto il giorno in ufficio, poi usciamo dall'ufficio, andiamo ad allenarci tutti i giorni. Luna un po' meno perché va a fare un corso di inglese anche. E poi finito di allenarci, tipo di solito sono le 9:30. Torniamo a casa, facciamo la doccia, mangiamo tra le 10:30 e le 11:15 di solito, di sera. E poi dopo andiamo sul divano e sveniamo. Più o meno No, questa è vabbè, la giornata. ci sono dei periodi che riusciamo a attaccare dei giorni al weekend, quindi facciamo dei giorni in più. Però
quindi dice che questo ci permette di viaggiare un po' di più magari di qualche altra persona. Sì, diciamo che già non avendo la partita IVA, cioè nel senso non facendo l'idraulico, l'avvocato, eccetera, ma lavorando come dipendenti hai un tot di ferie all'anno, quindi è un po' più facile gestirle. Secondo me, cioè quando sei partita IVA non hai ferie, non hai malattia, né niente, certo. Quindi è un po' più complicato. Però, mediamente facciamo anche noi giri nei weekend, poi ci sono dei periodi durante l'anno che riusciamo a prenderci qualche giorno in più. Ma stiamo tirando un po' troppo lunga, taglia. The next morning. Rieccoci, nuovo giorno, diversa location, ve l'avevamo promesso. Oggi siamo a CEA. Adesso Luna seleziona una domanda e vedremo la risposta insieme. Attenzione. Vivian, farete mai tappa in Liguria sulle alture curve libere? Allora, Liguria, in realtà ci siamo già stati, abbiamo fatto il tour delle Cinque Terre. E non ci torneremo. No, un ricordo veramente brutto delle strade liguri. Piene di velox in posti dove non servivano assolutamente a niente se non a far cassa, cantieri in curva non segnalati. Ho rischiato un paio di volte quando abbiamo fatto il tour delle Cinque Terre, anche tu tra l'altro, c'è anche il video, di ammazzarci, perché cantiere in curva, tutto terra buttata lì, non segnalato, ho rischiato di cadere, quindi non ho un bel ricordo della Liguria e in moto curve libere poi sono tutto tranne che libere. Ma dice sulle alture. Noi per arrivare alle Cinque Terre ci siamo passati delle alture, siamo usciti a Isola del Cantone e poi abbiamo fatto tutte le alture lì della Liguria. E quindi niente, ci siamo in Vivian, ci siamo già stati e torneremo solo quando toglieranno i velox, quindi nuova missione nella notte col trattore a tirarli giù tutti. Tirateli giù tutti. Comunque stiamo scherzando e mi dissocio da quello che ho appena detto. Prima che lo fate dite, ah ma l'hanno detto loro. Mi dissocio. 10 hours later. Allora Luna, che domanda hai scelto quest'oggi? Allora, ho scelto una domanda di Claudio che chiede se i filmati con la 09 sono in arrivo, perché sta vedendo gli ultimi usciti e sono tutti con i Duke. Vuoi fare la domanda ed anche la risposta o... No, io ho risposto alla sua domanda. Ah, ok. Sì, in realtà sì, e anzi quando uscirà questo video probabilmente staranno già uscendo quelli con la 09, è che abbiamo fatto talmente tanti video nel 2020, cioè l'anno del tipo, l'estate del 2020 abbiamo fatto ogni weekend in moto, penso, che era quella del Covid, anche perché non si poteva fare nient'altro, che era tutto chiuso. E quindi, cioè, o se era aperto c'erano mille limitazioni, quindi siamo sempre andati in giro in moto, visto che col casco non c'era il rischio di contagiarsi, cioè nel senso sei in giro in moto da solo nel nulla, e aver fatto così tanti video, cioè poi ora che li editi, li pubblichi, ne sono venuti tipo veramente tanti, cioè ma tanti, tipo quella stagione lì. E quindi siccome volevamo comunque pubblicarli perché sono un ricordo di avventure vissute, sono rimasti lì un po' e poi quando abbiamo avuto tempo li abbiamo editati lo stesso, nonostante siano di 2 anni, 3 anni fa. Quindi adesso ho quasi finito quelli del 2020, poi nel mentre ho fatto anche qualcuno del 2022-2021, e quindi adesso usciranno quelli del 2022, poi dopo tra un po' rifarò quello del 2020 che è avanzato. Bene, quindi vedrete un po' un mix di anni e di moto. Esatto, comunque la 09 c'è ancora, credo, perché non sono a casa, spero che sia ancora dove l'ho lasciata. Day 4. Che domanda hai selezionato oggi in questa location balneare? In realtà allora, siamo sugli scogli. Ho selezionato una domanda di Alessandro che ci chiede se faremo mai un viaggio all'isola di Man. Posso dire una cosa? No. Ok, allora no, dico. Comunque non credo che la faremo, anche perché è abbastanza lontana. Non siamo ancora andati neanche a Campo Imperatore perché con l'autostrada non sbatte arrivarci. Poi ci vorrebbe tipo almeno 5 giorni per andare giù in statale, tornare su in statale con calma. Dovremmo fare come hanno fatto i Mizzi, che loro vanno in India, noleggiano le moto là e girano i colli dell'Himalaya. Dovremmo avere più settimane di vacanza all'anno per fare una settimana cioè una vacanza di relax di 2 settimane
e poi un'altra vacanza in moto all'avventura. Questo è un appello alle aziende in cui lavoriamo, dateci più ferie, grazie. 20 giorni all'anno non sono sufficienti. No, ne vogliamo almeno 55. Retribuiti ovviamente, eh.